Aveva ancora i fari accesi l'auto, una Peugeot sulla quale si trovavano le due vittime dell'agguato di ieri sera nel quartiere di Miano a Napoli. Antonio Mele, 57 anni, e Biagio Palumbo, 53 anni, erano nei pressi delle loro abitazioni alla seconda traversa Jan Folla quando sono stati avvicinati dai killer che hanno esploso contro di loro numerosi colpi di pistola. La vettura, dopo che i sicari si sono allontanati, aveva tutti i finestrini sfondati, infranti dalla sparatoria, segno della violenza con cui hanno agito gli autori del raid. Secondo i carabinieri che indagano sull'agguato, Mele e Palumbo erano le vittime designate dei sicari. I militari non si sbilanciano ancora sul possibile movente del delitto, le modalità sono quelle di un'esecuzione di tipo camorristico. Nella zona è in corso una guerra tra i clan del Russo e dei Nappello. Non ci sono al momento testimoni e questo rende naturalmente più difficile la ricostruzione di quanto avvenuto. Gli esecutori della sentenza di morte nei loro confronti hanno affiancato i due che erano in auto. Non è ancora chiaro se i colpi siano partiti da un'auto o da una moto. I due uomini sono stati uccisi in una zona che si trova alla periferia di Napoli e che collega il quartiere di Miano con quello di Chiaiano. Mele era sorvegliato speciale ed aveva precedenti di vario tipo, mentre a Palumbo erano stati contestati piccoli precedenti. Nel quartiere di Miano è così tornata la paura. Il 30 settembre del 2016 ancora un duplice omicidio per una faida e tre clan Russo, i cosiddetti Capitoni, e un gruppo scissionista della stessa cosca. Incatenato a letto viveva come un animale costretto in condizioni inumane dai genitori e dalla sorella. Lo hanno salvato i carabinieri che sono intervenuti in un appartamento di Saviano, piccolo comune in provincia di Napoli, dove da anni si consumava la tragedia. L'uomo, un 36enne affetto da patologie psicotiche, era stato letteralmente recluso dalla famiglia, composta da padre, madre e sorella, tutti disoccupati ed arrestati dagli uomini dell'arma con l'accusa di sequestro di persona aggravato e maltrattamenti in famiglia. Quando sono entrati in casa, i carabinieri si sono trovati al cospetto di una scena terribile. Sul letto giaceva un uomo in condizioni igieniche di degrado assoluto, che aveva un lucchetto alla caviglia collegato a una catena che gli impediva di muoversi liberamente. È stato allertato il personale del 118 che è intervenuto, ha prestato le prime cure al malcapitato, trasportato subito dopo in ospedale per ulteriori accertamenti. Una vicenda terribile, maturata in un contesto sociale difficile, di degrado umano e civile, in cui la casa familiare si trasforma in carcere e i componenti della famiglia diventano aguzzini e carcerieri. La patologia dell'uomo avrebbe indotto i congiunti a costringerlo in quelle condizioni, dalle quali, grazie all'intervento dei carabinieri, è stato liberato. La coppia di 63-60 anni, insieme alla figlia di 35, è stata fermata. Il padre è stato condotto nel carcere di Poggioreale, mentre madre e figlia in quello di Pozzuoli, in attesa del giudizio del magistrato competente. Se non ci fossi stato io, questo ospedale non si sarebbe aperto neanche nel 3000, lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, nel corso di una visita al nuovo nosocomio partenopeo. Siamo stati sollecitati ancora di più a fare questa iniziativa per fare almeno un'operazione verità a fronte dei servizi giornalistici ignobili, offensivi, scorretti, mistificatori, che hanno riguardato la sanità di Napoli e in modo particolare l'ospedale del Mare. Le uniche immagini che sono state proposte di questo grande ospedale sono le immagini di due corsie deserte. Questo è tutto. Se non ci fossimo stati noi, e permettetemi l'audacia, se non ci fosse stato chi vi parla, questo ospedale non si apriva neanche nel 3000. Se avessimo immaginato di aprire un ospedale di queste dimensioni, lasciando tutto com'era, sarebbe stata una follia. Abbiamo cominciato a fare le nostre scelte e ci siamo assunti responsabilità. Abbiamo deciso di sacrificare le esigenze degli ospedali di tutta la regione. Ve lo ripeto, abbiamo sacrificato le esigenze degli ospedali di tutta la regione per portare qui 500 nuovi posti di lavoro per rendere possibile l'apertura dell'ospedale del Mare, altrimenti non ce l'avremmo fatta.
Nello spirito della giornata del malato in programma domenica 11 febbraio, l'arcivescovo di Napoli, Sepe, stamane ha fatto visita agli ammalati di alcuni reparti del Monaldi, strette di mano e carezze amorevole con alcuni pazienti allettati a cui il cardinale ha consegnato i rosari prodotti a mano dai detenuti di Poggioreale, poi un incontro con i medici e gli infermieri del nosocomio collinare a cui ha espresso gratitudine per l'apporto che quotidianamente mettono in campo. Napoli presenta e rappresenta una eccellenza soprattutto dal punto di vista medico che dà speranza a tutti. Sono sicuro che quanto visto non solo matura in me una coscienza più vera, più oggettiva, ma poi ecco, è un modo anche per sentire, ringraziare coloro che vivono giorno per giorno questa realtà dove veramente la medicina acquista, ha un volto profondamente umano, una medicina che non è solo industria ma che diventa anche un modo di donarsi, un modo di trovare quelle modalità necessarie per esprimere solidarietà e fraternità. Grato per la visita il commissario straordinario del Monaldi, Materazzo. Ma ringrazio il cardinale Sepe innanzitutto per la sua sensibilità, ma in qualità di commissario straordinario lo ringrazio doppiamente per aver scelto l'ospedale Monaldi e per esso l'azienda dei Colli per celebrare la 26ª giornata mondiale dell'ammalato qui proprio al Monaldi. Anche la Questura di Napoli, dopo quelle di Milano, Roma e Catania, adotta l'app YouPol per le segnalazioni in forma riservata o anonima di fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Lo ha annunciato il Questore di Napoli Antonio De Jesu, che ha illustrato insieme al responsabile dell'UPC Michele Spina il funzionamento dello strumento digitale che ci si augura possa spingere i giovani e le loro famiglie a segnalare e collaborare con le forze dell'ordine. Uno strumento efficace, molto semplice ma molto efficace, che è rivolto ai giovani, ma non solo. Io sono fortemente convinto che grandi risultati li potremo avere soprattutto da parte dei genitori. È uno strumento semplice, fruibile da qualsiasi cellulare, ma ci consente di avere segnalazioni mirate, corroborate, io auspico, anche da foto e immagini di eventi di bullismo, o anche di spaccio di sostanza stupefacente. Nei prossimi giorni, annunciato il Questore, ci sarà un incontro con il dirigente dell'ufficio scolastico regionale per promuovere l'utilizzo dell'app. Il passo successivo è quello di valorizzare questa app, diffonderla il più possibile. Sarà messa sul nostro sito di Facebook, ci saranno tutte le caratteristiche operative di questo sistema. Andremo nelle scuole d'intesa con il dirigente scolastico regionale per diffondere nei ragazzi l'uso di questa app, ma soprattutto anche ai genitori. Questo è il nostro impegno per valorizzare e ottimizzare il più possibile la diffusione di questo progetto. La sala operativa della Questura gestirà il flusso di comunicazioni, riceverà le foto nei prossimi mesi grazie allo sviluppo dello strumento tecnologico, anche i video. L'obiettivo è che diventi familiare per i giovanissimi sempre più collegati attraverso i social e che con il suo utilizzo si possa arginare il fenomeno del bullismo e delle baby gang. Rosetta Capelluccio gestisce un ambulatorio qui alla Fate Bene Fratelli. Sicuramente è importante recuperare i minori che soffrono di disagi e che questi disagi possono poi sfociare in violenza. È difficile, ma bisogna provarci. Assolutamente, questo è l'obiettivo del mio ambulatorio, è l'accoglienza e per tutte le forme di disagio che possono andare dai disagi nell'ambito dell'apprendimento, quindi scolastico, a disagi veri e propri sul comportamento disfunzionale. Noi individuiamo precocemente i comportamenti oppositivi, a breve partirà anche un progetto con Stella Maris dove facciamo prevenzione nelle scuole materne per individuare ragazzini che presentano del temperamento particolarmente irruento e che poi vira verso un comportamento, un disturbo della condotta fino ad arrivare, diciamo, al comportamento antisociale. Lei ha seguito tantissimi episodi di cronaca che vanno dalla pedofilia a Caivano piuttosto che a Qualiano, insomma
chiaramente si capisce che è un fenomeno generalizzato, che non si può più parlare di alcuni quartieri a rischio, ma è diffuso, diciamo, possiamo definirlo quasi un fenomeno sociale. Bisogna però cercare di porre rimedio, c'è bisogno della collaborazione di più forze, a cominciare anche dalle istituzioni. Sicuramente la famiglia va sensibilizzata, perché è il primo nucleo dove il ragazzo si confronta e si scontra, e quindi c'è bisogno assolutamente che venga sorretto, però c'è bisogno anche dell'apporto laddove la famiglia è carente, delle istituzioni. Assolutamente sì. L'elemento cardine di queste disfunzionalità, dove poi questi ragazzini iniziano a creare dei modelli alternativi, di devianza, perché è inutile dire che ovviamente loro emulano quelli che possono essere i modelli oggi contestuali e che comunque vengono proposti. Fargli riconoscere quelli che sono i limiti, perché questi ragazzini non riconoscono limiti e regole, un po' per l'assenza genitoriale, un po' perché sono ragazzini con una connessione continua su internet, dove non vivono realmente quelli che sono gli stati emotivi, quindi non sanno riconoscerli, loro non riconoscono l'emozione. Ragazzini che io ho seguito qui in ambulatorio, di fronte a situazioni così drammatiche, non avevano un riconoscimento, il senso di responsabilità, poi alla fine io non volevo fare questo, non è successo, quindi non riconoscere neanche la risposta, no, di quello che è il loro comportamento violento. Quindi formare e riconoscere e andare dietro a questo comportamento, che può sembrare senza senso, perché sono dei veri e propri branchi che si uniscono per fare del male e per deresponsabilizzarsi, no, rispetto a quello che loro fanno. Tornando all'ambulatorio, quante ore al giorno è aperto? Come è possibile rivolgersi a questo ambulatorio e chi può rivolgersi? Allora, si possono sicuramente rivolgere ogni tipologia di utenza, come dicevo, da difficoltà nell'apprendimento scolastico a disagi veri e propri emotivi, che possono andare dalle scuole materne a scuola elementare fino ad arrivare all'adolescenza alta. Si può prenotare attraverso il CUP, l'ambulatorio è aperto il lunedì e il mercoledì, prevede anche una forma di trattamento, soprattutto in gruppo, perché attraverso proprio un apprendimento cooperativo io aiuto questi ragazzi nel confronto a modificare alcuni comportamenti disfunzionali. Un posto per noi di Maria Marchese, il romanzo vincitore di Airport Tales, il concorso di scrittura indetto dall'aeroporto di Napoli Capodichino, che stamane è giunto a conclusione con la premiazione. A vincere la storia di una ragazza come tante, costretta a vivere lontana da Napoli per lavorare, come ci spiega l'autrice. Le storie parlano sempre un po' di noi, ma ci deve essere sempre una parte in cui noi rinunciamo al nostro ego per darlo ai nostri protagonisti. Quindi c'è una parte autobiografica, la mia vita non è così poetica come quella della protagonista, e c'è la rinuncia, questo ci accomuna, la rinuncia a qualcosa, quando parti rinunci sempre a qualcosa. A giudicare i lavori lo scrittore Maurizio De Giovanni. Il livello di scrittura è elevato. Sono stati bravi, il luogo è narrativo per natura, ha una sua caratteristica proprio forte, specifica, una grande versatilità dal punto di vista degli argomenti che offre. Le persone che hanno partecipato le hanno colte globalmente, nella massima parte, devo dire, i risultati sono più che apprezzabili. Noi abbiamo identificato tre racconti che, diciamo, uno per scrittura, uno per storia e uno per punto di vista si distinguevano, ma veramente è stata una scelta difficile. Capodichino dunque diventa un luogo immaginario ricco di sensazioni, location naturale per sviluppare storie che per lo più parlano d'amore o di rinunce, come ricorda Armando Brunini, amministratore delegato di GESAC. Siamo contenti di ospitare gli scrittori di questa giornata, di pubblicare questo libro, siamo contenti che Maurizio De Giovanni ci ha fatto da padrino a questa iniziativa. Io ho letto i romanzi, sono molto belli, quindi siamo molto contenti. Un luogo magico, insomma, l'aeroporto. È un luogo particolare e deve essere interpretato, deve essere vissuto e compreso. Può essere un non luogo oppure può essere un luogo pieno di significato.
Si moltiplicano le presentazioni dei candidati dei partiti in vista delle elezioni del 4 marzo prossimo. Noi con l'Italia UDC ha presentato uomini e donne in lista, ma anche le proposte per rilanciare la campagna in Mezzogiorno. In prima fila volti storici della vecchia Democrazia Cristiana come Paolo Cirino Pomicino e Antonio Gargani. È fondamentale riformare la sanità, ha spiegato Gabriella Fabrocini, capolista, Noi con l'Italia nel collegio plurinominale di Napoli e in due della provincia. C'era l'esigenza di rappresentare una ampia fascia di persone che non si ritrovano più nella politica di oggi e di dare fiducia. Alla maggior parte dei messaggini che mi sono arrivati al mio WhatsApp di candidatura sono stati: mi dai un motivo per andare a votare. Più risorse alle famiglie, alle mamme meno tasse, evidenza il consigliere regionale Carmine Mocerino. Noi con l'Italia UDC è un progetto delle radici antiche, siamo convinti che più solide e forti sono le radici, più è sicuro il progetto nel suo futuro. È un progetto riconoscibile in virtù della nostra storia e dei nostri valori, non abbiamo bisogno per esempio di inserire un nome nel nostro simbolo perché siamo riconoscibili. Hanno preso parte all'iniziativa, oltre a Fabrocini e Mocerino, anche Michele Schiano, responsabile regionale Noi con l'Italia, Nunzio Testa, candidato al collegio uninominale del Senato, e Alberico Gambino, candidato al plurinominale di Salerno. Il Sud non ha bisogno di neo Garibaldi come Salvini né di candidati dal Nord catapultati al Sud come ha fatto la Lega, e il Sud ha bisogno di un movimento politico territoriale che rappresenti al meglio le sue esigenze e favorisca la sua autodeterminazione puntando su una classe dirigente di qualità. E quanto ha affermato Salvatore Ronghi nella conferenza stampa che ha tenuto a Napoli per la presentazione del nuovo movimento politico regionale di cui sarà segretario. Intanto noi non vogliamo che il Sud sia ancora una volta serbatoio elettorale, in questo caso per la Lega di Salvini, che non merita assolutamente di poter rappresentare noi meridionali, che abbiamo evidentemente uno spirito molto diverso da quelli che sono anche gli obiettivi di Salvini. Questo movimento ovviamente vuole entrare in campo per autodeterminare il nostro Sud, per far sì che il nostro Mezzogiorno faccia emergere le sue positività, che sono tante. Stiamo a Eccellenze Campane, una dimostrazione delle eccellenze di questa regione e di tutto il Sud. Presidente sarà l'imprenditore siciliano Giancarlo Travaggin. Le mie origini sono meridionali e quindi ho un amore e una passione per il Sud e per tutto quello che è il territorio del Sud. Oggi con l'amico appunto Salvatore abbiamo intrapreso questo nuovo cammino proprio per dare una svolta, che non abbiamo bisogno di neo garibaldini che possano venire a prendere appunto i nostri consensi e quindi le nostre iniziative e farle loro, che loro pensino a loro, che noi pensiamo al Sud, quindi creando una nostra classe dirigente e creare una realtà vera sudista del Sud.